Galleria che vi facciamo scoprire oggi è il santuario di Guanzate nel Comasco, dove ci si prepara alla Pasqua ormai prossima e si celebrano i 900 anni della locale Via Crucis con una mostra su Gerusalemme. Donatella Negri. Il viale che porta al santuario c'è dal 1674. La chiesa, ancora più antica, edificata sopra un tempio pagano, conserva la straordinaria effigie miracolosa della Madonna del Latte. Dipinta nel 1497 da mano anonima, raccontano le cronache dell'epoca, per conto di tale Giovanni Antonio. Andare al santuario della Beata Vergine di San Lorenzo in Guanzate, provincia di Como, è come tornare alle radici per scoprirne i frutti senza tempo. Gli ex voto dei bimbi nati dopo l'affidamento di mamma e papà a Maria che allatta. Un piccolo santuario, ma c'è una grande devozione. Proprio in questi giorni è arrivata anche una coppia da Chivasso che hanno portato la bambina di nome Maria Sole. Un'altra coppia, l'altra il 2 di febbraio, che dice siamo venuti a ringraziare per la nascita di Lorenzo. Ecco, questo qua invece è l'altare più recente. L'altare più recente risale al 1873, dedicandolo a San Giuseppe, no? Quindi si completa il santuario, la madre, il figlio e il padre putativo. Quest'altare l'hanno voluto i guanzatesi immigrati in Argentina. Loro, quei pochi soldi che guadagnarono, ci mandarono un aiuto per poter realizzare questo altare. Ha un molto significato, soprattutto oggi. Esatto, solo questione dei migranti, quindi bisogna ricordarsi che il mondo, tra virgolette, ogni tanto si capovolge. Contemporaneità che qui diventa riflessione con un'iniziativa quasi d'azzardo per celebrare i 200 anni della Via Crucis che si snoda lungo i 300 metri del viale d'accesso al santuario, il parroco d'intesa con l'Istituto Beato Angelico di Milano ha chiesto al fotografo Giovanni Chiaramonte di installare 14 sue foto pellegrinaggio a Gerusalemme. Un azzardo per il fatto di passare da immagini devozionali della Via Crucis a fotografie di Gerusalemme. Eppure la fotografia è così potente. Riconoscere che nella città di Gerusalemme, che è ogni città dell'uomo, la passione di Dio è ancora presente, il figlio di Dio cammina in mezzo alle nostre case, ai muri, in mezzo ai drammi della fatica della riconciliazione. In queste fotografie ho davvero cercato di mettere in scena la vicenda quotidiana di un uomo che abita la città e che cerca di abitare la città nel nome del Dio di Gerusalemme, del Dio che è Gesù Cristo, e in questa misteriosa presenza, che comunque a Gerusalemme è fondamentale, della terza religione che dal seno di Abramo è nata, che è l'Islam, e contemplare una possibile fraternità di queste tre vie. Sono stati piantati dei nuovi carpini e durante il protrarsi della mostra i carpini germoglieranno, diventeranno verdi, è un segno del tempo che passa e anche un invito a passare più volte a camminare a fianco di questa Via Crucis. La gente era stata stupita perché è una cosa insolita e diciamo che con tanta pazienza, usando anche il volantino che è stato preparato, cercano di capire cosa significhino le immagini. Domandano tanto. La via di contemplazione resterà allestita sino a fine maggio davanti alle cappelle bicentenarie. Il santuario invece è aperto ogni pomeriggio.